Il Consiglio regionale ricorda la figura di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, da poco scomparso. Alla sua memoria sarà intitolato il nuovo Media Center di Palazzo del Pegaso. Il governatore Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi sono i delegati della Toscana che parteciperanno all'elezione del capo dello Stato. La consigliera Elisa Tozzi lascia la Lega e chiede di passare al gruppo misto. Il ricordo di David Sassoli. Una rosa bianca poggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione Europea nell'aula riunita in memoria di David Sassoli. Poi l'ascolto del videomessaggio che il presidente del Parlamento Europeo inviò all'Assemblea Toscana in occasione della seduta solenne per la Festa dell'Europa lo scorso 11 maggio. Il Consiglio regionale della Toscana ricorda così la figura di David Sassoli, morto l'11 gennaio scorso. Alla memoria del giornalista e politico di origini toscane, con deliberazione unanime dell'Ufficio di Presidenza, sarà intitolato il nuovo Media Center che sarà inaugurato al primo piano del Palazzo del Pegaso nelle prossime settimane. David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula. Sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, Assemblea Legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. I grandi elettori. Saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, assieme al portavoce dell'opposizione Marco Landi, i delegati della Regione Toscana per l'elezione del presidente della Repubblica che comincerà il 24 gennaio. I delegati toscani, i grandi elettori toscani, sono stati eletti dal Consiglio regionale, 27 le preferenze ottenute da Mazzeo, 25 quelle di Eugenio Giani, 13 invece i voti per Marco Landi. Sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva, quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta la sera alle 19, già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini
non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Io penso che Mario Draghi sia uno di quei profili istituzionali di cui tutto il Paese ha bisogno. Lo può avere sia nella figura di Presidente del Consiglio sia in qualità di Presidente della Repubblica. Mario Draghi è, come dire, una figura così tanto autorevole che ci viene, che viene vista bene in tutta Europa, per cui io non penso che serva tirare per la giacchetta nessuno oggi. In questo momento è Presidente del Consiglio, se poi i grandi elettori di cui farò parte e le forze politiche decideranno che Mario Draghi può svolgere l'incarico di Presidente della Repubblica, credo che lo potrà fare in maniera assolutamente all'altezza e in grado di poter rappresentare le cittadine e i cittadini italiani. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza, e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba, tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale, e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco, e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del Presidente della Repubblica. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia,
e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani, e questa totalità riguarda per la metà donne, donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Come ho detto, noi come dire, ci siamo comunque anche posti questa riflessione, ma abbiamo comunque poi deciso di rispettare quella che è stata una consuetudine che non ha avuto, se non credo nella storia della Regione Toscana, una sola deroga per motivi di salute dell'allora Presidente del Consiglio. E quindi abbiamo inteso rispettare questa consuetudine, ma nella consapevolezza che la nostra proposta era una proposta di alto profilo, di grande rappresentanza, che poteva andare anche oltre quelli che erano i perimetri della maggioranza, e in realtà è anche successo. Quindi credo che abbiamo più volte dimostrato la nostra sensibilità, e lo stesso segretario Letta della questione delle pari opportunità, vuol dire, ne fa un punto di grande rilevanza e anche dire, di strategia. Questa fase, come dire, non ci ha consentito comunque poi di andare su una scelta che rispettasse le pari opportunità. Purtroppo nemmeno dall'opposizione è venuta una proposta di donna. L'auspicio è che in futuro questo sia possibile, ma sia possibile anche rispettando quella che è la consuetudine, perché vorrebbe dire che a ricoprire le più alte cariche ci saranno nel futuro della Toscana anche donne. Sono figure di garanzia. Ieri abbiamo convenuto che sia il Presidente Gianni che il Presidente Mazzeo, ma anche il Presidente Landi, quanto rappresentante delle opposizioni, si è andati su soluzioni di carattere istituzionale, perché noi riteniamo che l'elezione del Presidente della Repubblica, ancor più in una fase come questa, debba rappresentare non solo l'unità nazionale, ma debba rappresentare il più ampio raggio delle forze politiche presenti in campo. Così come si è creato il governo Draghi, a mio avviso, bisogna allargare il consenso del Presidente della Repubblica, quindi noi abbiamo scelto non figure politiche, ma figure istituzionali, perché abbiamo dato mandato loro appunto per andare a individuare una figura di carattere istituzionale che sappia rappresentare l'unità nazionale, che sappia dire di no ai populismi, ai sovranismi e che tenga insieme il Paese. Quindi andrà votato, a mio avviso, nelle prime votazioni con un largo consenso. L'addio alla Lega. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a lasciare la Lega e a chiedere di passare al gruppo misto? Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consiliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione, che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile
come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più, diciamo, ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra.